Bentornati a MobiMag. Ogni settimana, senza fronzoli, vi raccontiamo le notizie più rilevanti dal mondo della mobilità. Oggi parliamo dell'aumento dei costi dell'assicurazione auto, delle nuove regole per i seggiolini, della chiusura del traforo del Monte Bianco e dei saloni auto di Torino e Parigi. Continuano ad aumentare i prezzi dell'assicurazione auto. Secondo i dati riportati dall'Istituto di Vigilanza per l'Assicurazione, nel mese di luglio 2024 i costi sono saliti del più 7,4%. Su base annua si tratta di un aumento del 7,9%. È una spesa media di 416 euro l'anno, per un totale di circa 2 miliardi di euro versati dagli automobilisti italiani a favore delle assicurazioni. Il Codacons denuncia che non si tratta di aumenti giustificati, né dovuti a un'effettiva crescita dell'incidentalità nel nostro paese. Dal 1 settembre 2024 entrano in vigore le nuove regole per il trasporto dei bambini in auto. Si attiva la nuova normativa sui seggiolini, chiamata ICEIS, che classifica i seggiolini non più sulla base del peso del bambino, ma dell'altezza. E i nuovi modelli dovranno anche superare il test di impatto laterale. Obbligo inoltre di montare il seggiolino nel senso opposto a quello di marcia per bambini fino a 15 mesi o 76 cm di altezza. Ciò tuttavia non vuol dire che bisognerà buttare i vecchi seggiolini. Le generazioni precedenti non potranno più essere vendute a partire dal mese di settembre, ma chi ne possiede uno potrà continuare a utilizzarlo tranquillamente. Se dovete recarvi in Francia, vi tocca cambiare il solito itinerario, perché a partire dalle ore 17 di lunedì 2 settembre il traforo del Monte Bianco chiude per lavori e il cantiere, con conseguente blocco della circolazione, sarà attivo fino a lunedì 16 dicembre 2024. E con l'apertura del Fréjus ulteriormente rinviata al 2025, il passaggio soprattutto dei mezzi pesanti si ripercuoterà sulla tangenziale piemontese. Buone notizie invece per quel che riguarda l'arrivo in Svizzera, riapre dal 2 settembre il passo del San Gottardo per arrivare a Zurigo. Settembre torna il Salone dell'Auto di Torino, che dal 2019 si era spostato a Milano. Ritorna nella città sabauda, ma non nel Parco del Valentino, bensì in centro storico. Una lunga passeggiata tra modelli storici e novità dell'automotive. Saranno presenti ben 41 brand automobilistici. Ve li lasciamo in questo elenco, fermate pure il video per leggerli tutti con calma. Confermato anche dal 14 al 20 ottobre 2024 il Salone dell'Auto di Parigi, che riapre dopo 2 anni di stop. Giunge alla sua 90ª edizione dopo l'ultima, quella del 2022, su cui aveva pesato l'assenza di numerose case auto. Molte sono pronte a tornare. Eccole nell'elenco che vi mostriamo qui in sovraimpressione. Ma restano dei grandi assenti. È quasi data per certa ormai l'assenza di Mercedes, Jeep, Hyundai, Suzuki, Nissan e Mitsubishi. Assenti anche i brand del gruppo Geely, dunque Volvo, Polestar e Zeekr, e tutti i brand di Great Wall Motors. No, anche da parte di MG e Chery. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana per una nuova edizione di MobiMag.